panorama. Mentre parliamo ci dobbiamo mettere in legno tutto. Lascia fare così. Accettiamo questo. Voi fate che dovete fare, ho fatto bene il contropeso. Vengono le voci lo stesso. La chiappa con Savaro. Quest'anno, attraverso questa manifestazione, ha sentito il dovere di ricordare uno dei suoi soci fondatori, qual è stato appunto Vincenzo Trocca. Io ho avuto modo di conoscerlo poco, perché sono arrivato tardi in questa società, però da quello che ricordo e da quello che dicono tuttora i nostri associati, insomma era uno che sul campo si faceva valere molto, insomma non gli mancava né grinta e né tinacia, insomma, ecco. Io credo che attraverso una giornata di sport come questa sia sicuramente uno dei modi, insomma, per tenerlo sempre presente con noi. Scusate però un attimo di insomma di emozione. Bravo. Questa manifestazione naturalmente è stata possibile anche grazie alla grossa collaborazione naturalmente della famiglia Trocca, che sicuramente tutti voi conoscete, la moglie di Vincenzo, il figlio, la figlia, insomma i nipoti. E niente, non voglio dire, non voglio aggiungere nient'altro, guardiamo. Passiamo alle premiazioni. E prima di passare ai nostri, sicuramente, alla famiglia, a tutti i nostri ringraziamenti, ecco. Voglio ringraziare naturalmente innanzitutto gli atleti che hanno partecipato a questa gara, il nostro presidente regionale Franco, il nostro presidente provinciale Vincenzo, il nostro immancabile sindaco che è sempre al nostro fianco in queste occasioni, insomma, ecco. Grazie a tutti. Chi vuole, prego. Franco? C'è un sindaco a cui spetta. Bene, io vi ringrazio per avermi invitato e non posso esprimere se non un sentimento forte di apprezzamento nei confronti di questa sezione locale. E quindi ringraziare Nicola e tutti i suoi collaboratori e frequentatori di questo sport che da qualche anno sta andando avanti, per dire con parole povere, alla grande, perché era una struttura abbandonata e avete avuto la capacità di tirarla su e di farla diventare, non dico la migliore, ma sicuramente non ha nulla da invidiare alle altre strutture che ci sono nella nostra provincia. E quindi complimenti Nicola, che è stato prima di te come presidente, e quello che ti collabora. Dopodiché un apprezzamento a chi frequenta questo sport, sia il locale sia quelli che vengono da fuori, da Potenza, perché
è uno sport meraviglioso, io l'ho frequentato per un periodo, volevo, ho tentato pure, sono tesserato pure io, volevo partecipare pure io, però il tempo e gli impegni non me lo permettono. È uno sport diverso dagli altri perché consente a tutti di partecipare, dal piccolo fino all'anziano, e invece altri sport non danno questa possibilità. Lo sport, si sa, è una disciplina non solo che ti fa star bene fisicamente, ti aiuta a far star bene fisicamente, ma anche moralmente, perché chi frequenta lo sport sta nella comunità, quindi significa che è costretto ad abituarsi a stare con gli altri. E questa è la cosa essenziale, perché quando si riesce a fare comunità significa che c'è qualcosa di concreto, di serio nella nostra società. La manifestazione di questa sera è altrettanto apprezzabile sia per voi che l'avete organizzata e sia per la famiglia, cui va il mio saluto e il mio ringraziamento per ricordare un loro caro sicuramente, ma con un significato diverso da come tutti noi ricordiamo i nostri cari. Lo ricordiamo come una persona dello sport e quindi una persona disponibilissima. E il significato forte del memorial, del ricordo, perché noi tendiamo a ricordare, ci sono tante memorial che si fanno, ma si fanno per le persone che hanno avuto un ruolo semplice ma significativo nella società. Memorial significa appunto guardare indietro per guardare meglio in avanti e apprendere da queste persone che hanno saputo educare una famiglia, hanno saputo dare un esempio di vita vera nella comunità in cui sono state, e noi lo ricordiamo perché vogliamo che il futuro da questo ricordo possa trarne un grosso vantaggio. Questo è il significato vero di queste manifestazioni che facciamo, e quindi noi ringraziamo l'associazione, ringraziamo la famiglia e rivolgiamo un pensiero. Basta guardare dallo sguardo, dal sorriso, per capire che tutti noi lo conoscevamo, tutti noi l'abbiamo stimato e quindi con affetto ancora oggi lo ricordiamo veramente con grande spirito di riconoscenza per quello che è. Sindaco, devo dire grazie ancora una volta per averci dato una struttura come questa che ci dà la possibilità di svolgere un'attività qui sul territorio, ma anche perché lei sa, ha ricordato lo sport delle bocce, le strutture che noi gestiamo diventano dei punti di aggregazione, dei luoghi dove possono incontrarsi anziani, meno anziani, giovani, donne, e credo che attraverso questa nostra disciplina sportiva, senza nessuna presunzione, svolgiamo un ruolo sociale che è bene le nostre amministrazioni pubbliche, gli enti, devono mettere in conto. Per quanto riguarda la manifestazione più in dettaglio, devo dire che fare un memorial, il sindaco è stato molto esaustivo, però io voglio aggiungere un'altra cosa, attraverso proprio una gara dedicata a una persona che ha messo a disposizione dei propri amici, dei propri associati, dei propri compagni di gioco, ricordare che una manifestazione di questo tipo è il meglio che potremmo fare, è il modo migliore per poterlo
per poterlo farlo rivivere in mezzo a noi. Ovviamente il ringraziamento anche da parte nostra, dalla nostra federazione, alla famiglia che dà la nostra associazione la possibilità attraverso questa memoria di svolgere una manifestazione di carattere agonistico. Quando si manda queste manifestazioni noi avremo piacere, ci auguriamo sempre che ci sia una partecipazione quanto più larga possibile, però purtroppo anche le difficoltà sociali che stiamo vivendo si ripercuotono e si ripercuotono soprattutto su questo che sono poi diciamo eventi meno importanti nella vita di ciascuno di noi. Però il fatto che oggi c'erano 48 atleti, 48 atleti che hanno giocato, si sono disputati questo medaglia, per noi comunque è un ciclo di soddisfazione. Quindi ringrazio di nuovo il consiglio direttivo della Valdaria, che ovviamente si sono prodigati perché questa manifestazione non potesse continuare nel tempo. Ringrazio ovviamente il direttore di gara, Franco Rizzo, ringrazio tutti i presidenti dell'associazione, delle associazioni presenti, anzi devo anche dire che prima manifestazione del 2016 è anche il battezzo per un nuovo presidente di nuova elezione. Ha rinnovato il proprio direttivo, il proprio presidente. Quindi da questa manifestazione un augurio a Leonardo e a tutto il consiglio direttivo di continuare l'opera della società Pociofila Montreale, che da un punto di vista agonistico ha portato molto in alto il comitato di Potenza, il comitato regionale di Basilicata. Credo ad Maiorca, diciamo che sì. il passato, però il passato ci serve anche l'esperienza per fare meglio, sempre meglio per il futuro. Grazie a tutti e credo che dovremo procedere alla manifestazione. Sì, il presidente dell'associazione voleva. Forse qualcuno vorrebbe intervenire e poi facciamo dire qualche cosa a Tonino. Antonio, siccome è stato diciamo un amico di Vincenzo, si sono dati battaglia continuamente, credo, sicuramente sui campi, intendo dire, quindi sicuramente vuole aggiungere qualcosa che mi porto dentro da sempre, mi sembra già l'ho detto forse il primo momento, però lo voglio ricordare perché secondo me la cosa è molto molto bella. Una delle ultime volte che è venuto in questo Pociofila già stava malissimo, nonostante tutto aveva la forza e la volontà di venire a giocare. Si fece una partita, mi ricordo che il fatto fisico veniva meglio, si sentiva e non si sentiva, noi l'abbiamo incoraggiato a fare un'altra. La signora giustamente, quando ha visto che il marito non si ritirava, ha telefonato. Mentre eravamo iniziato a lui parlò con voi e vi disse, ricordatemi, io finisco la partita e rientro a casa. Ha finito la partita, purtroppo, esattamente non l'abbiamo più visto, però io avevo questa cosa dentro, ho voluto ricordare perché veramente ci tenevano qua ciò per quello che è stato detto prima, sinceramente era uno che ci credeva, ci teneva a questo, lo vogliamo ricordare.